Lorenzo Burzigotti, sei tornato in campo a metà della ripresa per riprendere la posizione in mezzo appunto alla linea difensiva, come avevi fatto già con il Pisa mercoledì. Sì, siamo schierati a tre dietro, perché comunque sia la partita si stava facendo, diciamo, un pochino più in salita, dal punto di vista che loro stavano lanciando tutti questi palloni in aria, e c'era bisogno anche delle mie caratteristiche, che sono quelle della palla alta, e siamo riusciti appunto a portarla in fondo. Appena sei entrato abbiamo subito un calcio di rigore, per fortuna Alberto Pelagotti lo ha neutralizzato e parato, ma comunque troppi palloni in area effettivamente nell'ultimo periodo della partita. Sì, Alberto è stato bravissimo e sicuramente siamo stati anche fortunati, ma lui è lì per quello e quindi è stato veramente bravo. Sì, dicevo appunto, loro il campo non era nelle migliori condizioni, loro appunto cercavano in questa maniera, buttavano questa palla dentro per cercare di creare qualcosa, appunto una tramuna spizzata, creando confusione in aria, ma noi siamo stati bravi a tenere poi fino alla fine. Un'importante conferma per te, ma non solo, perché altri giocatori come Sarifu, come Benucci che rientrava oggi, Buglio che ha anche segnato, quindi chi subentra, chi rientra dalla panchina, chi rientra dagli infortuni, comunque sta dimostrando, compreso te, le sue qualità. Sì, io credo che questo gruppo è fatto veramente dei ragazzi che ci mettono anima in ogni allenamento e quando gli viene data l'occasione cercano appunto di sfruttarla e di poter dare il loro contributo per la squadra. È un momento secondo me che la squadra veramente, chiunque entra cerca di aiutare gli altri, però sono bravissimi anche quelli che appunto giocano con più continuità a dare una mano agli altri di potersi mettere in mostra. Mercoledì la bella vittoria interna contro il Pisa, adesso ci aspetta domenica prossima un altro derby sentitissimo, importantissimo. Tu da aretino sai perfettamente di che si parla. Sì, assolutamente, assolutamente. È stato bello tanto vincere la partita di mercoledì con il Pisa, il derby si sa che sono sentiti, e ora sarà quest'altra battaglia con il Siena, che dovremo affrontarla nel migliore dei modi e appunto con la testa giusta.